Signori, buonasera. Chi vi parla è Carlo Saltarelli, vi parla da Cassino, dall'altra area di lavoro. E questa sera staremo insieme per parlare, come al solito, della nostra storia, la nostra identità, la nostra bella patria napoletana e siciliana. Ma torneremo a parlare di cattolicesimo, il nostro regno sacro che ha prodotto una civiltà che tutto il mondo, di cui il mondo si è nutrito e continua a nutrirsi, che qualcuno vuole cancellare, ma purtroppo stanno fallendo miseramente. E torneremo in Abruzzo, torneremo in Abruzzo perché? E perché parleremo di qualcosa che riguarda l'impero delle Spagne, che noi abbiamo sempre trattato pensando a Sessa, ma invece esiste una realtà importante anche in altri posti. E come nostro solito, ci facciamo anticipare da un video. Campanile. Oh, niente, cioè, che qui questa campanile nel 59 era fatto diversamente, c'era anche una palla di rame sopra, un fulmine il 29 di luglio, 27 luglio del 59, lo ha distrutto, l'ha buttato giù, tanto che la cupola è stata stronca a metà. Lì c'era una ragazza che si è salvata per poco perché è cascata sotto. Infatti c'è il parafulmine, Oh, vedo. aspetta. Poi nel 91, quando io ero vice sindaco, abbiamo rifatta la cuspide piramidale con delle viete che si stavano rovinando e poi 10 anni fa, 4 o 10 anni fa, il parroco ci ha rifoderata, vedi, con una cosa di rame. Mi dicevi questa, che cos'è, cappella? Santo Stefano Protomartire era, cappella privata della famiglia dei Bondelli. Che il palazzo stava qui sotto, Sì, distrutto dal terremoto. qui sotto. Ti dicevo di particolare, quando nel 91 si stava rifacendo il tetto, perché era ormai tetto fatiscente, l'ha rifatto l'amministrazione comunale, c'erano due croci, quella che vedi là sopra e un'altra davanti. Allora la ditta diceva: ma come la mettiamo queste croci? Vabbè, se quella la mettiamo che guarda scurcola di là, questa la mettiamo che guarda scurcola di qua. Perciò quella scelta l'ho fatta io. Mamma mia, Ero là sopra, non hai scontentato ero vice nessuno. sindaco quel Non periodo. hai scontentato Stavo là nessuno. sopra e dicevo: ma come la mettiamo? Mettiamola girata dall'altra parte. Non hai scontentato Ma nessuno, quella insomma. poteva essere girata pure dall'altra parte o da Come no? un'altra. Bene, l'avete conosciuto tutti, Giuseppe Morzilli, alias Peppino, uno dei più grossi studiosi che io abbia conosciuto per la sua meticolosità e precisione nella ricerca e nella divulgazione. Abbiamo ospitato molte volte parlando dei piani Palentini, parlando della strage di Scurgola del 22 gennaio del 1861. Abbiamo fatto un convegno sul 1799 in ottobre del 2022 e grazie alla sua al suo acume e alla sua sensibilità culturale ci ha permesso di poter presentare a Scurgola lo spettacolo teatrale Voci, Canti e Suoni dei Briganti in Terra di Lavoro. Ciao Peppino, come stai? Tutto Ciao Claudio, buonasera. Tutto bene? a posto? Grazie ancora Saluto. per quello che ci hai permesso di fare in quella Di bellissima fatto. serata e in quel convegno. Spero di poterlo No. rifare un'altra volta a Scurgola quest'estate. A Dio piacendo, perché no? D'estate cercheremo di ripetere quell'esperienza che tra l'altro è stata molto importante perché si è svolta in un'occasione molto, molto importante. C'era il Borghi Autentici d'Italia con tutti gli amministratori dei Borghi Autentici d'Italia, pertanto è stato uno spettacolo visto non soltanto da Scurcolani, ma anche soprattutto da amministratori fuori il nostro territorio. Tu sai che noi mettiamo sempre su YouTube quello che noi organizziamo, quel video ancora viaggia su YouTube, aumenta i suoi numeri in maniera impressionante di È visualizzazione. stato uno spettacolo eccezionale, Troppo uno buono, spettacolo che grazie. vale la pena ripetere, ma anche non soltanto a Scurcola, ma anche in altre realtà, perché tra l'altro affronta degli argomenti attuali, poco conosciuti alla grande massa, però una volta che poi vengono visti, vengono ascoltati, vengono metabolizzati, diventano importanti per capire molte cose. Di quello del nostro passato.
Eh sì, che poi come hai detto tu, il nostro passato che è sempre attuale, infatti l'attualità, Sicuramente, sicuramente. quella volta che noi poi abbiamo fatto quella bellissima giornata con mia moglie, quando ci hai fatto da Cicerone nel bellissimo centro storico di Scurvola Marsicana, dove ci hai Quando praticamente... mi hai fatto la sorpresa, io non avevo capito che stavi anche registrando, e invece poi mi sono accorto che registravi, no? Ho Vabbè. cercato di assumere leggermente un tono più da VIP, tra Però virgolette. è stata una bella sorpresa, anche perché poi è stato Sì, molto perché? umano, Sì. quel filmato pieno di imperfezioni che lo ha reso però più umano e più vero, insomma, non riducendo al minimo il concetto di virtualità. In quel giorno poi mi Era parlasti, mi fai fra parlare. due amici che si incontravano, però che era Bravo, sì. anche con approfondimenti storici circa Scurvola Marsicana. Sì, poi figurati, poi Scurgola così impregnata, così timbrata dal Regno di Napoli, ci ha spiegato in filo e per segno come la storia ha baciato Scurgola Marsicana fino a un certo periodo però, perché poi da un certo altro periodo in poi, onestamente, questi baci sono Se ne venuti sono molto andati, meno. Se ma ne oggi sono è il andati, però... giorno, eh sì, eh sì, oggi è il No, no, giorno è... dei baci. È sempre noi il giorno dei baci, Peppino, è sempre il giorno dei baci. Senti, Guai, guai imbrocciarsi davanti a queste cose, dai, su. no, assolutamente, Bisogna no. sempre andare avanti, mai guardare indietro, Assolutamente, però sai, il ma guardare passato è un... indietro soltanto per imparare. E infatti il Bisogna passato sempre non è guardare un... Infatti il passato non è un porto, ma è un faro. avanti. Sì. Sì, E quindi, però, concordo. siccome però c'è qualcuno che pensa di fare la damnatio memoria sul passato che ci riguarda da vicino, e noi dobbiamo comunque togliere questa coperta. E tu ci hai dato una mano anche quando mi hai accennato la cosa delle confraternite. Perché noi io sono nato a Sessalungo, lo sai, l'anno scorso abbiamo fatto quel programma con Pasquale Aco sulla Sì. Settimana Santa e quindi sulle confraternite, però a quel punto tu mi dicesti: guarda che pure noi qua abbiamo una importante cosa delle confraternite. E onestamente non E pensavo abbiamo che... quattro confraternite che ancora Infatti, tutt'oggi aspetta, aspetta, non pensavo che operano. fossero così importanti. E poi adesso mi sono reso conto, effettivamente, e ti chiedo scusa a tutta la comunità che rappresenti in questa serata, che effettivamente avete delle cose veramente grosse dal punto di vista tradizionale, identitario e cattolico. Prego, cominci a parlarci di queste confraternite. Niente, io comincio brevemente per poi calarmi nella realtà scurcolana. Innanzitutto le origini. Le origini delle confraternite sono nel Medioevo, quando la gente sentì la necessità di unirsi per poter raggiungere degli obiettivi, dei scopi comuni, quali erano per esempio le finalità attendenti all'esercizio della carità, e proprio ispirate a un forte spirito comunitario. Proprio da questo nacquero le confraternite, che poi hanno avuto uno sviluppo molto, questo parliamo del 300 o 200-300, però hanno avuto uno sviluppo molto importante dopo il Concilio di Trento, quando la Chiesa si accorse che bisognava aprire ai laici per poter essere presente sul territorio. E dopo appunto il periodo della Quindi Controriforma, parliamo del regno dell'impero delle Spagne. sì, stiamo in quel periodo, stiamo intorno al 500, e proprio in quel periodo cominciano a nascere le confraternite scurcolane. Le confraternite scurcolane, ma già appena, come dicevamo poco fa, il Concilio di Trento, il vescovo fiorentino, che allora nella Marsica era milanese di nome, che cominciò a invogliare soprattutto quelle verso lo spirito del Santissimo Sacramento. Poi successe al milanese Colli, un vescovo molto autoritario, molto riformatore, il quale tra l'altro fu il primo a instaurare le visite pastorali, proprio rimettendo poi alla fine le famose relazioni al limite, cioè inviandole al Santo Padre per poter descrivere la storia del suo territorio. E da questo, in questo momento, cominciano le
confraternite scorculane, i quali appunto si riunivano all'inizio sotto qualche religioso, che prendeva l'iniziativa proprio con lo scopo appunto di pregare insieme, assistere i confratelli poveri o infermi e svolgere soprattutto quell'opera di beneficenza verso estranei. Torneremo poi su questo, ma soprattutto per procurare ai soci suffragi dopo la morte. Queste erano le prime avvisaglie della formazione delle confraternite laicali. Ebbero appunto un forte significato politico e sociale, ma anche soprattutto economico e religioso. Le prime documentazioni, dicevamo certe e documentate, di quelle scurcolane risalgono al 1500. Al 1500, che fu appunto il momento in cui le nostre confraternite. Le confraternite poi sorte... Vogliamo dire il nome delle confraternite? Io volevo arrivarci piano piano. Le confraternite, dicevamo appunto, diventarono molto potenti anche economicamente, tanto che diventarono autonome, lasciandosi fra loro le costruzioni delle chiese ricettizie, delle cappelle, degli ospedali, ma quelli intesi però non come il senso oggi dell'ospedale per la cura, ma quello per il ricovero dei poveri dei viandanti che si spostavano per i loro bisogni quotidiani. Scurcola aveva vere e proprie opere di carità. Vere e proprie opere di carità. Scurcola aveva nel 1539 una pergamena che conservo, una copia, in cui si concedevano delle indulgenze a una chiesa che adesso non c'è più. La chiesa era quella di Sant'Antonio Abate, proprio perché era posta lungo la via Romana, la via Valeria, più o meno forse tu oggi la conosci, dove poi è stata costruita la chiesa delle Anime Sante, dove c'è stato quell'eccidio del 22 e 23 gennaio 1861. Scusami, posso dirti questo allora, che Scurcola Marsicana, nel momento in cui ci sono quattro confraternite e fa un grandissimo opera di carità, vuol dire che era in quel periodo anche molto ricca, perché Scurcola, la carità soprattutto... Scurcola è stato sempre un po' un paese importante, ma dal 2011 noi ci freggiamo del titolo di città, perché con il presidente Napolitano è stata riconosciuta città. Però non credo che oggi... Perché Scurcola ha avuto... Scurcola è stato sempre un posto importante, che tra l'altro anche i due momenti più da ricordare, la battaglia del 23 agosto 1868 e l'eccidio, si sono svolti a Scurcola, ma perché Scurcola è un crocevia importante. Noi siamo nella piana dei Piani Palentini, a metà strada fra Avezzano e quindi verso Pescara, a metà strada per Tagliacozzo verso Roma, a metà strada per verso il Cicolano e dunque verso Rieti, e a metà strada verso Capistrello, la Valle Rovento, e dunque poi fino ad arrivare a Napoli, dove noi, passando per la terra di lavoro, per la tua terra di lavoro, dove noi eravamo collocati per destinazione. Sì, ma questo è giusto, però quello che voglio dirti è che comunque le confraternite così numerose, è che per fare l'opera di carità bisogna essere anche ricchi. Vuol dire che parliamo di un periodo in cui Scurcola era molto florida, era molto ricca e benestante. Avevano diversi casati nobili, avevano possedimenti a Scurcola, famiglie che sono state fino agli anni 900, quelle che dettavano la legge, tra virgolette, nel paese, sia per quanto riguarda i beni che possedevano, ma anche per quello che facevano, per tra l'altro anche le opere nelle stesse confraternite, tanto che, se ci torneremo, molti di loro hanno fatto parte delle nostre confraternite, quelle che andremo a parlare. E dicevamo appunto che poi, oltre che fabbricare qualche chiesa, sono importanti perché poi hanno avuto il regio assenso dalle leggi napoletane, e tra queste, proprio per i possedimenti che la gente e le stesse confraternite avevano, è stato instaurato un cenacolo. A Scurcola è molto conosciuto il cenacolo, che in pratica consisteva in una refezione ai fratelli poveri nel giorno del giovedì
Santo. Adesso si fa anche nel giorno del Venerdì Santo, è un po' controtendenza rispetto alle leggi nazionali, però scurcola proprio a favore di queste classi indigenti una refezione che allora era molto frugale, a base di una minestra di ceci e di un contorno con il baccalà. Naturalmente era il pesce, pesce dei poveri, oggi è quello che costa di più probabilmente. Due alici, e come verdura c'era il Una volta cavolfiore, broccola, pesce dei poveri, mando una volta scurcola. pesce dei poveri, baccalà. Oggi è quello che costa di più. Eppure di queste notizie, oltre che come parlavamo prima, le confraternite sono vecchie, io posseggo una notizia documentata su quando a Scurcola si svolgevano e da quando si svolgono i cenacoli. È un documento che conserva l'archivio diocesano marsicano. Io quando parlo sempre con documenti alla mano, ecco perché ci tengo a essere molto preciso, molto puntuale. È del 1850 in cui la Confraternita del Santissimo rimette per la curia vescovile il bilancio dell'anno. E lì c'è una citazione che la refezione dei poveri giusta la suprema approvazione dell'8 aprile 1808. Sta attento però, questa è la prima documentazione che parla del cenacolo, ma il cenacolo si svolgeva certamente prima, perché come tu sai, 1808 era la seconda venuta dei francesi, i quali cambiarono molte leggi, introdussero molte leggi, e una di queste fu anche quelle che le confraternite dovevano rendere conto del loro operato. Pertanto il cenacolo già si svolgeva probabilmente da molti, molti anni di più. Se poi andiamo adesso a vedere le origini delle confraternite scurcolane, io ricomincio per ordine Peppino, ti devo interrompere un attimo. Peppino, ti devo interrompere un attimo. Il controllo dell'attività ecclesiastica della Chiesa già c'era prima, purtroppo, perché i Borboni introdussero le leggi febbroniane, introdussero il Sì, ma giuseppinismo, ci torneremo quando il andiamo a parlare su. Io giansenismo, e praticamente c'era metà dei vescovi erano in nomina regia, dicevo. che poi dovevano essere approvati dal Papa, ma quasi mai venivano contestati. Io Quindi già dicevo c'era però. prima questo. Dicevo, la legge francese che imposero in quel periodo specificatamente quel tipo di approvazione. Ecco perché è dell'808, altrimenti andiamo Sì, molto ma già prima, è c'era vero. prima, Ma guarda. noi, sì, ma Sicuramente le c'è. leggi, quando parleremo degli statuti, per esempio, gli statuti si rifanno al Real Stabilimento del 1776 e Ah, va bene. 1799, Va delle bene. leggi napoletane. E ci arriviamo. Io mi sono preparato una certa scaletta per avere una certa continuità. Va E bene, dicevo professore, appunto scusami, che la. professore. No, no, non mi chiamare così perché altrimenti mi metti pure in difficoltà. Ma sono a riposo ormai da parecchi anni. Infatti, vedi, sto crescendo anche un po' di peso proprio perché sono a riposo. Oh, parlando allora, la prima confraternita che incontriamo è quella di San Bernardino da Siena. Qui però c'è da fare un distinguo. Allora, intanto le confraternite rispettavano un po' i casati di una volta, no? Le aggregazioni avvenivano attraverso i casati, c'erano le classi. Quella di Peppino, San Bernardino. perdonami, puoi spiegare ai nostri spettatori perché è importante San Bernardino da Siena a Scurcola? Perché San Bernardino da Siena ha Ecco il predicato a simbolo, vedi? Scurcola. Prima di arrivare, sì, questo è il simbolo confraternale che la confraternita presenta sulla mozzetta, sulla mantella che indossa durante le visite ufficiali o durante le processioni che si a Scurcola si svolgono e che sono 12-13 l'anno. Dicevo, San Bernardino da Siena è famoso anche perché a Scurcola San Bernardino ha predicato 1438-1438 prima di andare verso l'Aquila, perché poi sappiamo che San Bernardino è morto all'Aquila. È morto però nel 1800-1444. Però secondo un documento del 1728 che è in possesso della curia vescovile, si dice che San Bernardino è sorto nell'anno 1455. Lo dichiarano due persone anziane proprie della confraternita, che erano però tutti illetterati. Comunque la confraternita di San Bernardino
documentalmente è presente a Scurpola dal 1572. Questo l'ho ritrovato da una documentazione che è in mio possesso. Oh. Dicevo qualche dubbio perché se è morto nel 1444, già nel 1455 una confraternita, non lo so, comunque andiamo avanti. Poi c'è la confraternita del Santissimo Sacramento, che è stata costituita anteriormente al 1539, proprio come si rivela da una bolla dell'allora Papa Paolo III. E questa confraternita veniva aggregata, come vedremo dopo, sin dal 1539 con l'arciconfraternita del Santissimo Sacramento di Roma, che si trovava nella chiesa di Santa Maria sopra la Minerva. Poi abbiamo la confraternita della Santissima Trinità, istituita nel 1608 proprio dal fervore dei confratelli verso il servizio di Dio e soprattutto per promuovere l'allora chiesa che era sorta da qualche anno proprio della Santissima Trinità. E questo siamo nel 1608 e il primo priore fu un certo Pio Bondempio, proprio di quei casati, di quelle famiglie nobili che ne abbiamo parlato in precedenza. Poi abbiamo la confraternita del suffragio. All'inizio prima hai detto il fatto di Paolo III, no? Che è confraternita, sì. ma Paolo III è stato un papa importantissimo per la Chiesa, quella che ha autorizzato la distruzione. È quello che ha infervorato soprattutto le confraternite legate al Santissimo Sacramento. Ma poi diede autorizzazione alla fondazione dei Gesuiti. Anche i Gesuiti poi li ritroviamo perché a Scurcola sono stati presenti con un'altra congregazione che non c'è più ma che fa parte sempre di un gruppo confraternale. Poi abbiamo la confraternita del suffragio, dicevo, questa è nata il 25 settembre 1640 e è sorta con motivi diversi. Era una confraternita che si era per procurarsi i diritti delle messe dopo da morto, tanto che nel primo punto dello statuto, che poi li vedremo questi statuti, sono fino a 45 anni si pagava una cifra in carlini per l'ingresso, dopo altri perché la vita si accorciava e di conseguenza per poter avere suffragi bisognava tassarsi e fare queste cose. Questo poi ha avuto queste quattro confraternite hanno avuto poi il regio assenso alle leggi napoletane proprio in virtù di quel regale stabilimento del 1766 proprio circa il riconoscimento ufficiale. Allora, e tutte queste confraternite sì hanno avuto l'allora re Ferdinando IV che firmava autenticamente i propri statuti. Gli statuti sono tutti e quattro simili dell'estensione, perché chi è che li estendeva era il notaio Soldati, che tra l'altro era priore anche per lungo tempo della confraternita del Santissimo Sacramento, che però lui è stato un notaio, è stato un cancelliere, diciamo l'attuale segretario comunale, il cancelliere archiviario, è stato un suonatore d'orco, insomma ha avuto parecchi riconoscimenti qua a Scurcola. E appunto queste confraternite, naturalmente questo è uno statuto, poi ci torneremo dopo. Naturalmente le date dell'approvazione degli statuti ha in certo senso ha fatto scaturire l'importanza delle stesse. Le prime a sfilare sono le ultime che hanno avuto il regio assenso alle leggi napoletane, la ultima a sfilare è quella che l'ha avuta per prima. E cito, il suffragio l'ha avuto il 7 gennaio 1784, San Bernardino il 23 settembre 1784, la Santissima Trinità il 13 marzo 1780, la prima ad averla avuta e dunque l'ultima a sfilare quando si va in processione è quella del Santissimo Sacramento, che l'ha avuta l'11 marzo 1780. Queste confraternite appunto poi hanno cominciato a vivere.
gli adepti facevano per avere le incette, per avere suffragi dopo la morte, lasciti, e questo ha fatto sì di costruire un cospicuo patrimonio che poi vedremo piano piano è andato. Pino, ma questa è la firma originale di Ferdinando Questo IV. sì, questo è lo. Allora, premettiamo che io ho molte notizie che riporto anche sui miei libri, soprattutto quello sulle confraternite laicali di Scurcola Marsicana, sono tratte da documenti che si trovano qualcuno nell'archivio della Diocesi dei Marsi, nel Grande Archivio di Stato di Napoli, nell'Archivio di Stato dell'Aquila, nell'Archivio di Stato di Roma, gli archivi che io ho visitato per poter lavorare sulle confraternite. Oh. E le tre confraternite che abbiamo detto, Suffragio, San Bernardino da Siena e la Santissima Trinità, non conservano un archivio storico perché negli anni, fine anni 50, tra il 50 e i primi del 60, le confraternite di Scurco hanno avuto una certa crisi. Una crisi dovuta alle riforme che la Chiesa andava portando in atto. Scurco è un paese molto tradizionale, legato alle proprie tradizioni. Allora, le confraternite si stavano quasi sfaldando, come è successo questo periodo per tutte le confraternite laicali che giravano per la Marsica. Quelli di Scurcola hanno mollato un po' e non conservano un archivio storico. L'archivio storico lo conserva invece la confraternita del Santissimo Sacramento, che è tra l'altro la mia confraternita. E di conseguenza io ho avuto l'opportunità, perché sono stato giovanissimo vicepriore. Anche altrettanto giovane sono stato priore e poi per oltre un trentennio segretario della confraternita, pertanto lo ho riorganizzato anche questo archivio storico. E da qui ho tratto le notizie per le mie pubblicazioni, dicevo, anche per quella del mio libro sulle confraternite delle quattro laicali, perché poi per analogia molte cose si ripetevano in tutte e quattro le confraternite. Molte documentazioni però che io porto avanti sono quelle della confraternita del Santissimo, come dicevo apposta, perché loro avevano questo archivio storico che non conservavano. Oh. Poi, se andiamo un po' avanti, così poi possiamo tornare e rifare anche altre domande, se tu vuoi. Con l'unificazione stiamo parlando del periodo 1780, le confraternite hanno il riconoscimento ufficiale da parte delle leggi napoleoniche. Ah, dicevo, stavo scordandomi, che allora le confraternite di Scurcola, torniamo un attimo indietro, non conservano l'archivio storico. Qualche copia scritta in corsivo, naturalmente, da parte dei vari segretari, si trova negli archivi di Stato, tipo quello dell'Aquila o della Curia diocesana. L'unica che conserva lo statuto originale è quella del Santissimo. È in cartapecora, è custodito naturalmente e celosamente delle confraternite. Io ne ho fatta una pubblicazione, poi se vuoi ci possiamo tornare Sì. e ne possiamo parlare. Però ho avuto l'opportunità, io frequentando il Grande Archivio di Stato di Napoli, di ritrovare gli statuti originali di tutte e quattro le confraternite. In cartapecora, dicevo che l'estensore era lo stesso, quel famoso notaio che ne parlavo poco fa, Giovan E Michele l'hai Soldani, fotografata? Che hai fatto? Le le ho hai fotografate, le ho riportati a Scurcola, li ho riprodotti antichizzati, quelli delle tre confraternite che non conservano l'originale. Nel 2004, mi sembra che era il 2004, nel giorno del Venerdì Santo, che a Scurcola è un giorno dove si fanno i cenacoli, è un giorno importante per la Poi tradizione, parleremo dopo della sì, Settimana Santa. per la tradizione scurcolana. Io ne ho fatto copia, omaggio ai tre priori pro tempore di allora, nella speranza di conservarli nella Hai biblioteca, nella fatto una loro. cosa straordinaria per la tua comunità. Naturalmente sempre a mie spese Vabbè, ma non dire questo. no, Se tu sei un priore, vuol dire che fai opere di carità è chiaro, è chiaro. e quindi Oh, noi poi cattolici, se quello che andiamo un fa la po' mano destra avanti. non fa la mano sinistra. Se poi andiamo avanti con l'inquadramento delle confraternite nelle varie fasi, arriviamo al 1861,
con l'unificazione del Regno d'Italia, cambiano le leggi, molte furono private dei beni, e in questo periodo pure, proprio perché nel 1862 le confraternite scurcolane furono costrette ad adeguarsi alle nuove leggi dello Stato italiano, e emettono parecchie documentazioni che ci parlano dello Stato che avevano i possedimenti, i terreni, le opere che avevano, gli statuti, tutta una serie di documentazioni che hanno arricchito chiaramente la mia cultura, ma che hanno fatto comprendere anche come lavoravano le confraternite in quel periodo. Oh, le confraternite poi appunto possedevano gli attrezzi processionali, tutta una serie. Poi arriviamo alle leggi del 1891, quando per togliere un po' di potere, perché le confraternite in quel periodo avevano molto potere anche economico. Basta pensare che il sindaco pro tempore di allora, per emettere un biglietto di soccorso per gli indigenti, faceva pressione al priore affinché ai propri adepti emettesse buono, come si chiamava allora, per poter ricorrere alla carità, al momento che stavano vivendo, che era difficile rispetto alla ordinarietà delle opere. Oh, e queste quattro confraternite furono congregate nella Congregazione di Carità, e questo gli ha fatto perdere parecchio, parecchio, parecchio importanza, tanto che arriviamo poi al 1808, quando proprio il decreto Giolitti gli toglie quasi tutti i beni, li concentra tutti. 1908. 1908, sì. Io che ho detto forse 1800, no, 1908, proprio il decreto Giolitti, ma comunque le confraternite scurcolane non si piegarono nemmeno al decreto Giolitti, tanto che ricorsero in Cassazione la confraternita del Santissimo, della Santissima Trinità e di San Bernardino. Non partecipò a questo ricorso, stranamente, la confraternita della Santissima Trinità, ma questo era ben chiaro, perché il parroco pro tempore era di estrazione della confraternita Santissima Trinità, perché volevano accentrare i beni nelle loro disponibilità, perché il presidente della congregazione era Serafino De Giorgio, quel personaggio che tu hai incontrato probabilmente nel 1860, filo piemontese, e una famiglia, la De Giorgi, che aveva avuto sindaci e parroci dall'850 in poi, pertanto non parteciparono a questo. Quindi Soltanto nel avete. 1937 si piegarono a questo decreto Giolitti. Però piano piano, Aspetta, aspetta, intorno agli aspetta, anni aspetta, aspetta un attimo, scusami. Nel 1937, in epoca fascista. fascista, ti spiego dopo, ci arriviamo. Dammi il tempo di arrivarci. No, perché Poi innanzitutto vuol dire che, scusami, che le confraterne alla fine erano dei briganti pure loro, perché briganti si no, però opponevano. erano tu pensa che per fare il cenacolo disattesero e andarono a perorare la casa del prefetto, tu sai, allora il podestà voleva togliere, l'abate volevano togliere, ma la popolazione non è stata di quell'avviso, e in un'epoca fascista in cui l'autorità del prefetto era molto importante, molto forte, fecero dimettere il parroco che si era schierato contro le confraternite. C'è una lettera in cui il prefetto invita il vescovo invita il parroco a dimettersi, il giorno dopo si era dimesso causa No, malattia. perché è un parroco a favore delle confraternite o contro le confraternite? Era contro le confraternite, ma contro il potere temporale delle confraternite, perché volevano sempre accentrare a sé le prebende, che si dovevano dividere anche con gli altri sacerdoti, perché le confraternite scurcolane, proprio perché erano potenti, ognuno aveva il proprio cappellano per le proprie messe. Pertanto, fra lo stesso clero, scurcolava, andava 8, 9, 9 preti in quel periodo, 9 sacerdoti, erano in combutta fra di loro. E per non fare celebrare nemmeno quel cenacolo a cui loro si sono sempre messi contro, proprio perché
non volevano sperperi di soldi, che secondo loro erano uno sperperi di soldi, ma invece è un momento aggregante non solo per la confraternita, ma per l'intera comunità di Scurcola. Sul Celago, se poi vuoi, possiamo seguitare a parlare, ma qui per parlare con te di queste... Per parlare delle confraternite scurcolane occorrerebbe ore e ore di no, vabbè, noi non pretendiamo. Poi dicevo questo, che intorno al 1920, dall'8 al 10-20, c'è stato un periodo di appannamento, tanto che c'è pure poca documentazione rilasciata dagli stessi segretari. Poi arriviamo al 37, quando volevano, 1937, quello che parlavamo poco fa, togliere i cenacoli, in cui le confraternite si ribellarono alla Chiesa. Poi arriviamo dopo il 37, iniziarono le ex-ECA, fino a confluire attualmente nelle ex-ECA, nei comuni, e i beni che sono rimasti alle confraternite sono passati nei comuni. Questo è un po' per velocemente tutta la linea delle confraternite di Scurcola e come sono state inserite nelle diverse fasi delle leggi. Adesso, se vogliamo, possiamo sviscerare capitolo per capitolo, come ti pare. No, a te. Volevo, allora, prima di parlare della Settimana Santa, volevo farti qualche domanda. Ah, ecco, volevo, naturalmente le confraternite, che poi sono quelle che hanno sempre supportato la Chiesa, sia allestendo il sepolcro, dovevano apparecchiare gli altari, soprattutto verso il Santissimo Sacramento, nelle diverse circostanze. Le confraternite con le processioni organizzano la Settimana Santa. Poi ne parliamo un attimo dopo. Su questo ne parliamo dopo. Volevo farti questa domanda specifica. Allora, parliamo proprio adesso, poi ti faccio altre domande. Bene, dell'istituzione del Cenacolo. Allora, il Cenacolo, dicevo, io ho trovato le documentazioni che ne abbiamo parlato poco fa. È una consuetudine che si ripete, perché le confraternite, proprio per i bisognosi, per gli indigenti, somministrava nel giorno del Giovedì Santo questo pasto ai fratelli poveri. E partecipavano anche 400-500 confratelli e per confraternita, perché Scurcola allora vantava un 3.000 abitanti. Parliamo sempre di le confraternite al maschili, perché le confraternite laicali di Scurcola sono state sempre al maschili, e nel Cenacolo vanno sempre maschilisti, ma vanno sempre i maschi. Ultimamente c'è una confraternita, ma adesso hanno perso un po', stanno perdendo quella laicità, sono più religiose, di conseguenza stanno inserendo gruppi femminili. Dicevo che nell'ultimo periodo, una diecina, 15 anni fa, in una confraternita soltanto, quella della Santissima Trinità, c'è l'accesso alle donne, che però non partecipano comunque ancora al cenacolo del giovedì e del venerdì santo. Rimane sempre appannaggio della classe maschile. Questo è la tradizione che lo impone. Scurcola, dicevo prima, è un paese che è difficile cambiare le tradizioni. È di statuto? No, di statuto non c'è, ma non c'è mai traccia di consorelle che entrano in una confraternita, che fanno parte attiva di una confraternita. C'è soltanto una confraternita del Santissimo Rosario, che è stata instaurata nella Madonna della Vittoria nel 600, in cui era però dedita a dire il rosario nella chiesa della Madonna della Vittoria, e era guidata nel 600 da una prioressa. L'idea del rosario nella chiesa della Madonna è rimasta la domenica pomeriggio fino agli anni 60 del 900. La confraternita del Santissimo, che io ho avuto l'opportunità di vedere i registri, si fermano all'iscrizione delle consorelle. Quindi, erano cinque le confraternite a questo punto? Aspetta, quattro sono quelle che attualmente sono efficienti e funzionano. Dicevo che quella del Santissimo
conserva in un suo libro dell'esito dell'introito, cioè il libro dei verbali delle sedute, un ingresso delle consorelle, venivano chiamate di San Sebastiano perché la confraternita del Santissimo si rifà come protettore a San Sebastiano, oltre che avere il Santissimo Sacramento come immagine, come logo, alle sorelle. Queste sono le ultime ascritte, era la dizione, sono del 1914. Da allora non c'è più traccia di iscrizione di confraterni, ma non si sa quali erano i loro compiti. Questa confraternita che mi dicevi tu non è soltanto l'unica che non c'è più a Scurcola. Dicevo che il rosario si diceva dentro la chiesa della Madonna della Vittoria fino agli anni 60 del Novecento, ma nel 1872 era sorta anche un'altra confraternita, la Pia Unione di San Giuseppe, che ha avuto poca vita e che non è ricordata in paese. Quando tu parlavi dei gesuiti, i gesuiti, Scurcola ha avuto una congregazione legata all'Immacolata Concezione, che è stata fondata nel 1710 dal beato Baldinucci, che venendo a predicare nelle zone di Scurcola istituì questa congregazione, che è stata attiva fino agli anni 60 del Novecento. Questa congregazione, appunto, era un'altra delle associazioni che avevano scopi che si prefiggevano appunto lo stare insieme a Scurcola. Quando parlavamo all'inizio, mi sta venendo in mente, poi forse me ne dimentico, quando sono sorte le confraternite scurcolane, le confraternite una volta al mese, io parlo gli anni 1580-90, ci sono tracce che uscivano in cerca per il paese, in cerca vuol dire perquestua, perché riscuotevano qualche soldo, le uova, e la farina, e un po' di grano sconcio, un po' di grano concio, a seconda delle possibilità che avevano le stesse. E queste erano date sia ai poveri e agli indigenti, e sia per mantenere i carcerati, perché i carcerati venivano aiutati, venivano sfamati in pratica dalle confraternite scurcolane. Adesso torniamo un attimo a noi, siamo rimasti, tu mi hai detto. Volevo capire bene la questione del cenacolo, praticamente quindi erano soltanto ma giovedì e venerdì e Prima quindi allora all'origine era c'erano. soltanto il giovedì, all'origine era soltanto il giovedì, poi intorno alla fine dell'Ottocento si è fatto anche il venerdì, ma chi partecipava nella processione del Venerdì Santo come cantore o chi portava la croce, gli artini, e naturalmente il cappellano che partecipava, e da qui cominciarono i contrasti con quel Don Vincenzo De Giorgio che chiamava i cenacoli le orge carnevaleschi, ma proprio perché sottraevano prebende alla Chiesa, spendendo secondo loro i soldi per i cenacoli, e diventavano delle Quindi vere baldorie, secondo sempre quanto riferisce questo abate, che è stato sempre contrario alle confraternite. sì, poi dopo tu sai, quando non sei in grado di poterti confrontare con un ragionamento, attacchi sempre il ragionatore, no? È normale. È Quindi le normale. confraternite col cenacolo non sono maschi e quindi loro facevano queste cene, cioè, facendo opere di carità per far mangiare gli indigenti. Indigente. Beh, questo no, sai perché? Adesso sì, il cenacolo seguita a esistere, è uno degli appuntamenti più importanti per la popolazione di Scurcola, La fate? come no, per tutti i riti della Settimana Santa, molti Ecco. scurcolani che si sono trasferiti a Roma, ma anche fuori, o addirittura qualcuno che è andato immigrato nelle Americhe, tornano per le occasioni proprio perché tutti gli scurcolani sono stati da piccoli portati in confraternita, affiliati proprio per casato, sono stati condotti. Io avevo 5-6 anni quando sono andato la prima volta nella confraternita. Pertanto noi abbiamo uno spirito confraternale molto sentito, uno spirito che ci porta a imparare da piccoli lo stare insieme, i canti, partecipare alle processioni. È uno di quei giorni a Scurcola in cui tutti si è uguali,
al cenacolo non ci sono posti riservati se non per gli apostoli nel giorno del giovedì in cui in un tavolo pranzano insieme, ma in qualsiasi posto della tavola ci si siede, ci si capita. Può capitare il medico con l'ultimo abitante di scurcola. Sono tutti uguali, tutti si parlano, tutti si confrontano. Davanti a un bicchiere di vino si raccontano i fatti della vita quotidiana, si parla del futuro. È uno dei fatti aggreganti più importanti della comunità scurcolana. No, ma poi mi stavo pensando proprio Giorgio, Ah, proprio lì. se vengono i forestieri, sono ben accetti, la porta del nostro cenacolo è sempre aperta, non si fa distinzione chi viene e chi non viene. No, Il proprio. cenacolo è aperto a tutti in questi anni, pertanto molti amici simpatizzanti della confraternita nostre dei paesi limitrofi vengono volentieri perché notano quell'attaccamento ai valori autentici delle nostre tradizioni, Ma che sono, io non mi scordo mai di ripeterlo, vecchio di 5 secoli. sì, ma poi figura autenticamente napoletane, quindi più napoletane di queste non ci sono. Ma poi proprio lo spirito proprio liberale giacobino del Giorgi, savoiardo, di Sì, vabbè. diffamare con riti orgiastici qualcosa di sacro, è veramente triste e Se alla fine vomitevole. di Giorgio a Scurcola c'è una visione diversa, secondo me dovrebbe essere un po' rivista. Io già, uno dei miei primi lavori, piccolissimo all'inizio, erano una ventina di anni fa, trovai un libretto e su quello l'ho fatto una pubblicazione chiamandolo L'avventuriero dell'Ottocento, perché poi se è stato un fedele per la linea piemontese, diciamo, per l'unificazione del regno, poi nella seconda parte della sua vita, quando ha avuto la gestione, perché è stato sindaco del comune, è stato presidente di quelle congregazioni di carità, ha sempre cercato di manovrare in senso losco molte cose, era tipico del Vabbè, carattere è guerriero Giacobbino. battagliero, era un avventuriero, dai. Ma no, avventuriero sono, stai facendo un giudizio Ma positivo, era un Giacobino. avventuriero che si è dato all'avventura, ma dipende se le avventure a volte poi hanno un buon Ma fine forse è o un cattivo fine. meglio dire un E vabbè, faccendiere, un giovane. io non ho voluto essere cattivo, calcare la mano, io Vabbè, non sono per le ascoltami linee dure, bene, io sono dobbiamo. sempre accondiscendente. Sì, vabbè, quando parla a te però, Pippi. Come Quando parla a te, Pippi. no? Questo è Senti, vero, dimmi. se quando parla a te fai il monaco, ma quando non parla a te ti proprio fa un monaco, non il monaco. Senti, Va dimmi una bene, cosa, ma dimmi. è molto importante, prima per la Settimana Santa. Quindi anche voi, come quelli di Sesta, come altre confraternite, gestivate patrimoni immobiliari, cioè gestivate i patrimoni. Erano Gestivano patrimoni, patrimoni, ti ma questi venivano dicevo. conferiti alla confraternita per non pagare le tasse o perché c'era un'opera di carità? Fammi capire. Ma soprattutto, secondo me, perché c'era il culto di avere i suffragi dopo la morte. Tu pensa. Anche voi, sì, la stessa Se cosa mi ha detto era la Pasquale stessa, anche ma stasera. noi eravamo nel regno di Napoli, pertanto le usanze, i modi erano gli stessi. Che cosa succedeva? Addirittura io ho trovato qualche documentazione, perché poi questi terreni venivano dati in enfiteusi, perciò rendevano, venivano dati, c'era la soccita, che era un altro contratto per il bestiame vecchio, venivano dati e si discutevano i canoni di affitto che poi venivano rimpiegati per le spese delle confraternite, per gli indigenti, per creare chiese dove era possibile. Ma tutto questo perché? Per crearsi suffragi dopo morti. Tu pensa che molti poveri, io li chiamo poveri cristi, perché a parte quelle 4-5 famiglie nobili di Scurcola, che possedevano la stragrande maggioranza dei terreni, insieme con l'università, con il comune, come veniva chiamato allora, soprattutto loro che avevano gli usi civici, e dove prendevano qualche cosa e avevano poi qualche terra. Pensa che se faccio un esempio, se avevano 4 coppe di terra, a Scurcola la coppa è una unità di misura locale, se avevano 4 coppe di terra, la coppa sono 506, la coppa scurcolana, 506 metri quadrati, se avevano 4 coppe di terra, faccio un esempio,
tre le davano alla confraternita per i suffragi e uno le lasciava ai figli, ai tre figli che rimanevano, cioè tu pensa, perché? Per farsi dire 20 messe, 10 messe, ma dopo qualche anno le messe gli diceva più, scompariva tutto, si andava tutto a far friggere, ecco perché le confraternite erano ricche per questo motivo. E ti dicevo che fino al 900... Scusami, non davano pure alla Chiesa? Sì, partecipavano alla gestione. Ogni confraternita scurcolana aveva nel proprio mansionario delle cose da fare nella Chiesa, quando dovevano apparecchiare la Chiesa, nelle varie ricorrenze. Sì, quelle coppe di terra, la Chiesa non andava nulla. No, perché pure la Chiesa faceva lo stesso discorso con gli adepti, con i cittadini di Scurcola, perciò dividevano tutto fra Chiesa e confraternite, intendo che c'era proprio questa lotta fra loro. Il conflitto fra le confraternite e la Chiesa è sempre esistito in passato, proprio perché c'era questo modo di voler accaparrarsi i lasciti per le future messe da dire. E i preti campavano con le messe una volta, i appannaggi erano dovuti sia dai lasciti che davano alle chiese. Tu pensa che la confraternita del suffragio entrò in contenzioso con la loro cappellano intorno al 1880, perché doveva ridare alla confraternita diverse migliaia di lire, che poi arrivò a essere vecchio, si ammalò e non ha mai restituito, se non poi la confraternita ne entrò in possesso, perché la famiglia, la vedova del fratello, erano di famiglie nobili, Pompei era una famiglia nobile, e rientrarono parzialmente in possesso. Però alla fine cifre. le messe, confraternite non confraternite, le messe sempre il prete doveva dire, anche quella a suffragio, no? Ma non era sempre il parroco a dire le messe. Intanto ogni confraternita aveva un proprio cappellano, pertanto ne disponeva come voleva e quando voleva. Un cappellano, genere, un prete vero e proprio. Era un prete, generalmente sempre del paese, in cui c'era un'elezione per eleggere, come per i priori, non l'abbiamo detto ancora, o per i segretari o per gli amministratori. Per i priori, per i cappellani c'era un'elezione. Il priore è come sempre segnalava una terna di preti, di sacerdoti, e questi poi venivano eletti e gestivano tutto questo patrimonio dei lasciti. Gestivano il numero delle messe, non il patrimonio, le gestiva il priore con la confraternita, in pratica. E dimmi una cosa, il rapporto con il re com'era delle confraternite? Ma con il re non ci sono mai state controversie che io ho trovato nel corso delle documentazioni. Qualche volta si rivolgevano per ottenere qualche cosa, tipo gli statuti, oppure un diritto di portare le stanche nelle 40 ore tra la confraternita del Santissimo e la confraternita della Santissima Trinità, perché le 40 ore si svolgevano nella chiesa parrocchiale, che appunto è dedicata alla Santissima Trinità, e di conseguenza volevano portare le stanche. Il Santissimo rivendicava il diritto di portare le stanche, perché il Santissimo Sacramento appartiene alla sua confraternita, e c'è una lettera una indirizzata appunto al re perché ponesse fine a questa diatriba. Io non ho trovato una risposta, però la confraternita del Santissimo ha sempre seguitato tutt'oggi a portare le stanche del baldacchino. Ecco qua, prima di passare alla Settimana Santa, spiegaci bene questo statuto dove c'è la firma. Questo è il frontespizio dello statuto originale in carta pecora, quella precedente. Questa è l'ultima pagina, è l'approvazione. Questo è il frontespizio dello statuto che i confratelli facevano richiesta al re per avere, lo facevano naturalmente all'ordinario diocesano, al vescovo, e poi al re per ottenere il riconoscimento giuridico alle proprie leggi, le leggi napoletane. La prima parte è quella solida per tutti, la implorazione a Ferdinando IV per grazia etrusque, per re di Sicilia e di Gerusalemme,
tutta la cerimonia, e poi si entrava in una pagina e mezza di richiesta in latino, per poi passare alle regole vere e proprie, che erano scritte però in italiano, con sia le regole che poi le applicazioni delle regole. Al termine dei giochi, in pratica, il re, nell'ultima pagina, se la fai vedere adesso nella intervista, giri questa qui, emetteva il decreto di riconoscimento e naturalmente sottoscriveva, vedi, Ferdinando IV, quello che poi sarà il Ferdinando I del Regno delle Due Sicilie. Allora era il Regno di Napoli e col nome ancora conservava quello di Ferdinando IV. Nello specifico, questo è 11 marzo 1780. Senti, un'ultima domanda, cioè prima di passare alla Settimana Santa. Quindi questo sì. È uno statuto veramente importante, da un valore storico enorme questo. Secondo me è il cimelio più importante che le confraternite, io dico tutte e quattro insieme, perché le altre comunque lo hanno depositato nell'archivio di Stato in quanto hanno perso la copia originale, ma è il cimelio più importante che le confraternite di Scurcola posseggono. Forse non tutti ci danno la giusta importanza, ma è in carta pecora, scritta poi l'estensore dell'atto, quel notaio Soldati aveva una calligrafia bellissima. Per l'epoca si leggeva, poi per chi un po' gli addetti ai lavori, che sono tipo me, che si sono poi cimentati a leggere le documentazioni, che con le abbreviazioni è molto difficile, questo notaio scriveva in maniera egregia. Io sono stato sempre innamorato della figura di questo notaio, che purtroppo... Come si chiama questo notaio? Era il notaio Giovan Michele Soldati. Di Napoli? Era... Ma non lo so, non ho mai capito. È nato nel 1750, è morto però a Scurcola nel 1818. Ma quindi è stato redatto a Napoli o a Scurcola? Scusa. A Scurcola. E Ferdinando IV firmato a Napoli, infatti è firmato a Napoli. È stata redatta a Napoli, no? A Napoli. La firma è fatta, vedi che è aggiunta rispetto alla scrittura del Soldati? Ti dicevo che Soldati era sposato con una certa Maria Nuccedelli di Scurcola, ma lui, e non avevano figli, ecco perché... Aspetta, loro. Quindi è stato redatto a Scurgola e poi si è andati a Napoli a farla firmare. A perorare l'approvazione e di conseguenza è la firma per il Regio Placet, come veniva chiamato. Dicevo che questo Soldati, peccato che non ha avuto figli, perché non ho incontrato nelle mie ricerche figli. Era sposato con una Maria Nuccedelli, però si è perso. Probabilmente lui non era nato a Scurgola, perché non c'erano altre persone nel periodo di riferimento Soldati come nome, probabilmente veniva da fuori, però sposato a Scurcola, lui sempre diceva che era notaio della terra di Scurcola, pertanto si sentiva a tutti gli effetti un scurcolano. Peppino, nella Marsica la tradizione delle confraternite a quale altre realtà si può spostare? Esiste? Ce l'hanno. È un po' come Scurcola, un paese tradizionalista, conserva ancora 4-5 confraternite, molto litigiose fra di loro, come quelle scurcolane, perché il litigio è stato sempre però il momento in cui ci si rammucchiava e si trovavano le soluzioni poi per venirne fuori. E secondo me sia le confraternite scurcolane che quelle di Celano, sono perlomeno quelle laicali, sono ancora improntate, perché non sono andati dispersi negli anni 60. Peppino, sì. Ti eri bloccato, devi ripartire da Celano, molto litigioso tra di loro. Io non blocco niente, però. No, sei bloccato la linea, non ti preoccupare. Ah, senti, ti dicevo che Celano e Scurcola sono confraternite che nel loro seno hanno sempre litigato il diritto di portare la croce, il diritto di portare... Quindi a Celano sono molto litigiosi, ma quelli... In passato soprattutto, tanto che c'erano delle vere e proprie dispute su chi doveva portare, come Scurcola, le stanche, le bare, le diverse croci nelle diverse circostanze. Però sono proprio questo modo di fare, di interpretare, ha fatto sì che quelle confraternite seguitano ancora a vivere.
Nell'ultimo periodo in cui si assiste a un po' un appiattimento, in cui si vuole far vedere da parte della Chiesa ufficiale tutti uguali, si sta perdendo quello spirito confraternale che a Ascurco era molto forte, molto sentito, soprattutto Vabbè, ma quello lo per sappiamo, Castano. questa è la chiesa congiuntarista. Eh sì, questo sì. Questo purtroppo stiamo vivendo un periodo che non ci porterà molto lontano, ma anche perché la Chiesa, quella ufficiale, le confratelle sono una palla al piede. E a volte ho detto i contrasti sono stati sempre proprio sulla gestione, sui modi di fare, sui modi di partecipare alla processione. Quindi Pensa c'è che una. nel sette, pensa che negli statuti e in quello del Santissimo è specificato benissimo. L'ingerenza del parroco era neco diretta e neco indiretta. Non dovevano avere ingerenza sulla gestione della cosa pubblica. Perché? Perché loro potevano fuorviare la gestione della confraternita stessa. E questo la Chiesa non ha mai accettato che negli statuti, ma pure quando quegli statuti sono stati superati, questo modo di voler avere le rendicontazioni a tutti i costi. Hanno sempre fatto sì che le confraternite si irrigidissero verso questo tipo di problema. Questo però, Quindi io torno sempre a ripetere, che ha fatto sì che le confraternite scurcolane, come dicevo pure poco fa quelle di Celano, sono rimaste in piedi per 500 anni, proprio perché questo senso di appartenenza. Ti faccio un esempio, poi parleremo della Settimana Santa. Quando si canta nel giorno della processione, io ricordo da bambino che il coro, venivano contate le macre, cioè le stecche, a Ascurco si dicono le macre, quando il gruppo naturalmente non erano cantori professionisti, uscivano e sbagliavano la tona, la nota, e poi si contavano le note, noi ne abbiamo, le stecche, noi ne abbiamo fatte tre, voi quattro. C'era questo spirito che poi dal grande si percuoteva fino al più piccolo, proprio perché hanno intensificato questo senso di appartenenza. Appartenenza alla confraternita, ai colori sociali, a questo o a quel santo di riferimento, perché per la confraternita del suffragio, San Michele è per loro che è il protettore, è il massimo di quanto si può chiedere per intercessione a un santo. Quella del Santissimo, che ha San Sebastiano, il Santissimo, di San Sebastiano ha avuto una chiesa che nel 500 era efficiente, è crollata. Perché dopo il terremoto del 15 non sono stati fatti i lavori di manutenzione, proprio perché le confraternite non avevano più quella capacità organizzativa e di denaro, scomparsa negli anni 50, 60, poi del Novecento. Ma in quel luogo ancora c'è una delle fermate della processione delle sette chiese, come si dice, quella del Venerdì Santo, proprio per dire la grandezza delle confraternite di allora. Peppino, scusami, prima Dimmi. passata la Settimana Santa, quindi a Celano ci sono quattro o cinque confraternite? Non so se sono 4 o 5. Vabbè, Oh, adesso il senti, numero mi sfugge. e Oh, adesso, ma adesso ma intendo. io oltre le pubblicazioni che ho fatte, perché la mia cultura è partita soprattutto dalla confraternita, che ho scritto quella del Santissimo Sacramento, proprio perché avevo avuto l'opportunità di ricercare. Poi ne ho scritto uno sullo Statuto Pergamenaceo, quello che ne abbiamo parlato poco fa e che adesso stiamo vedendo nell'immagine, poi un'altra sulle confraternite laicali. Poi ho avuto l'opportunità di ritrovare un libro inedito della confraternita del Santissimo, che è in mano a un privato, di cui ho fatto un cartulario, cioè della confraternita del Santissimo. Io conosco la storia dal 1585 agli anni nostri. Ecco questo qui. E qui sono tutte le attività. Tra l'altro, secondo me, sono parallele a quelle che svolgevano le altre confraternite, ma che loro purtroppo, non conservando questo archivio storico, possono rifarsi a tutto quello che io ho scritto in questo Senti Peppino, cartolario. Sì. prima di parlare, l'ultima cosa, prima Settimana Santa, ma oggi il patrimonio, le confraternite dei patrimoni che hanno, che cosa rimane? Hanno patrimonio ancora da investire o Non non hanno più niente? hanno soltanto come patrimonio gli attrezzi processionali. Perché? Perché dopo il 37 che si è creato l'ECA, l'ente comunale di assistenza, e poi negli anni 70 è scomparsa l'ECA perché i beni sono confluiti nella
delle amministrazioni comunali, le sedi confraternali, tipo quella che tu conosci, dove noi facciamo, abbiamo fatto la rievocazione dell'eccidio e della confraternita del suffragio, sia sotto che sopra, la proprietà oggi è del comune. Le confraternite hanno incomodato d'uso i locali dove si riuniscono per le loro riunioni, dove si riuniscono per tutte le decisioni che devono prendere, dove si riuniscono per fare il cenacolo. Oggi loro all'interno di queste strutture sono rimasti soltanto le suppellettili che servono per organizzare questi eventi e gli artigni, sarebbero gli attrezzi processionali, gli artigni come vengono chiamati quindi, in paese. Quindi nel 37 il fascismo ha espropriato tutti i beni delle confraternite. Sì, il fascismo è stato un'altra... Però vedi che il fascismo, nonostante ha sfasciato, tra virgolette, tutte le confraternite, ha lasciato però nelle more e nelle indicazioni all'Ega prima e di conseguenza al Comune dopo di contribuire alla realizzazione del cenacolo che oggi ancora si ma fa. Non sai perché ti ho fatto questa domanda? Perché sì. C'è stato... i patti lateranensi, no? Quindi, sì, i patti lateranensi del 29, poi è chiaro, hanno portato collegando, collegando prima, tra l'altro, quindi la Chiesa ha voluto le confraternite per dare una risposta alla rivoluzione luterana. All'inizio? Nel 500. Sì, poi dopo alla fine era diventato un peso per i parroci là. Quindi sicuramente nei patti lateranensi, siccome ha dato una hanno inserito... alla Chiesa, in cambio la Chiesa ha chiesto pure di poter dare limitare l'attività e espropriare, svuotare le confraternite. Tanto che ti dicevo che il decreto Giolitti del 1908 è stato applicato nel 1937, in quegli anni sì, perché là. Nel 1908 ancora non c'era ancora il non ex, non c'era ancora il concordato. Però c'era però Chiesa. Sì, c'era però questo decreto che già cominciava a stringere. Poi la Chiesa probabilmente sicuramente nei patti lateranensi, questi adesso in particolare forse mi sfugge, non lo conosco, chiedo scusa, però hanno indirizzato le confraternite verso quello che tu dicevi, svuotandole del proprio, tanto che adesso c'è una certa incerta a creare nuove confraternite ex novo, e quelle di Scurco l'hanno accettato, i nuovi statuti che sono tutt'altra pasta delle confraternite laicali che hanno lasciato il segno nella comunità popolana e non soltanto. Adesso sono tutte con i nuovi statuti. Sì, sono tutti con i nuovi statuti, dove ci sono dovuti, quelli di Scurcola hanno conservato alcune cose come le processioni, che ti dicevo a Scurcola sono 12-13 processioni l'anno, Scurcola fa abbastanza e purtroppo lì notiamo un certo distaccamento nel volerle fare da parte della Chiesa in generale e anche dei parroci in particolare, perché per loro è una perdita di tempo, non capiscono che secondo me è il momento aggregativo per poter confrontarsi con i fratelli e per poter spiegare loro quali sono le cose che ci portano ad essere aggreganti nella religione. Di questo loro probabilmente non gli interessa niente, loro devono soltanto disporre quando vogliono delle confraternite, sicuramente quando non vogliono, quando non gli fanno comodo, lasciarle abbandonate a se stesse. Aspetta, questo purtroppo a Scurco dell'ultimo trentennio si sta verificando, ma vabbè, io non voglio essere polemico, no, perché figurati, già lo sono abbastanza polemico, su questo, essere, su questo non lo sono polemico perché ma lo sei stato. Vabbè. Lo sono stato anche perché io ho subito un certo distaccamento dalla mia confraternita, proprio perché non digerisco alcune ingerenze che sono state adesso stiamo parlando della settimana santa, parlare con lo storico, le cose personali, con lo storico, è chiaro. Vabbè, però a volte qualche sfogo serve pure per tanto. Ti sei tolto un sassolino dalla alla discorso. Il sassolino mi dà fastidio perché io, avendo il piede diabetico, se mi entra un sassolino mi dà fastidio, allora lo devo levare per forza. Ma lascia perdere la prete, perché è importante una cosa. Quindi senti, allora, aspetta, 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 aspetta,
Aspetta, perché è importante questo passaggio. Quindi, immediatamente dopo l'Unità d'Italia, quindi pure diciamo, la conseguenza della legge Siccardi, se il neonato regno ha Sì, sequestrato beni alla Chiesa, quindi come pure no? scupola sono stati tolti tantissimi Sì, beni ecclesiastici, che e poi quindi bisogna. sono stati venduti, hanno creato la nuova classe della borghesia, no? Come gli stessi terreni della Chiesa, sono La stati Chiesa, usi venduti. civici e Chiesa, scurgola quindi pure è stata svuotata la Come Chiesa. no? Come no? Una gran parte sì, gran parte sì. E quindi si può dire che fino al 1908 ci si è preoccupati di svuotare i possedimenti e le proprietà della Chiesa. Poi dal 1908 bisognava cominciare ad aggredire quelle delle confraternite. Delle confraternite, è chiaro. Ecco qua. Vabbè. Parliamo della Comunque noi Settimana Santa, dai. ci stiamo dentro fino all'osso. La Settimana Santa scurcola, io ho fatto una pubblicazione l'anno scorso perché ho voluto mettere nero su bianco quanto si concretizza scurcola. Parte come in tutte le parti del regno, probabilmente, parte da lontano, parte dal giorno dall'inizio della Quaresima, da appena le ceneri, in cui nelle chiese di Scurcola, nella domenica, nel santuario della Madonna della Vittoria e nel Venerdì Santo a Scurcola si tiene la Via Crucis, quello che a Scurcola si chiama Calvario. Il Calvario però in cui partecipano le donne con insomma, i fedeli che partecipano a quel momento, con una piccola croce e con il celebrante che fanno il giro delle 14 stazioni e si canta a secco sulle strofe delle orme sanguigne. Poi possiamo parlare anche dei canti, però ci arriveremo più tardi, sulle orme del regno sanguigno. E questo fino a arrivare alla Domenica delle Palme. Però precedentemente alla Domenica delle Palme, già dal venerdì, prima del Venerdì Santo, la Confraternita del Santissimo Sacramento che ha nel possesso la statua della Madonna Addolorata, la presenta ai fedeli nella chiesa dove c'è la Via Crucis, però non con il solito vestito del Venerdì Santo nero, riccamente ornato e tutto pomposo di lutto, da lutto, ma con un vestito marrone con una mantella azzurra. Poi cambierà mantello nel giorno del Venerdì Santo. La Domenica delle Palme, poi, oltre che la processione con le palme, con i ramoscelli di ulivo che si vanno in chiesa nella mattinata, si va al santuario della Madonna della Vittoria, dove la Via Crucis questa volta diventa più Quindi, solenne di quelle che abbiamo descritte poco fa. le processioni si fanno tutte nel centro storico, Beh, in passato sì, oggi non ne parliamo. Poi che succede? Che questo del venerdì della Domenica delle Palme diventa più importante il Calvario. I canti sono accompagnati dall'organo e questa volta i canti sono tratti dal metastasio, ma che sono sulle orme del Tego Vorrei Signore. I canti sono stati introdotti a Scurcola dal Beato Baldinucci, come abbiamo detto, che fondò la Congregazione dell'Immacolata Concezione nel 1710 e che poi sono stati musicati negli anni appresso. Quindi Poi sul metastasio Calvario, vuol dire Borbone. ma era allora l'epoca di riferimento, era quella, era Borbone per forza. Poi mi hai fatto perdere un attimo il filo, stiamo parlando del Calvario. Poi dopo di questo la Settimana Santa diventa intensissima, soprattutto vissuta a livello sempre maschile. Perché? Perché le confraternite nei 3 giorni prima, il lunedì, martedì e mercoledì santo, nei propri locali organizzano il coro. In pratica provano le prove di canto dei motivi che vengono cantati il giorno della processione del Venerdì Santo, e anche che si cantano nel giorno del Calvario. Sul Calvario io pure ho scritto un'altra pubblicazione, una uscirà per Pasqua, una nuova pubblicazione, proprio perché la mia formazione appunto è stata proprio quella di essere sempre indirizzato verso questo settore. Le prove del canto in cui ci si portano i bambini nella più tenera età,
quando cominciano a non saper leggere, ma che cominciano a saper ascoltare chi gli insegna a cantare, diventano le voci bianche della confraternita. In genere si canta a tre o quattro voci, i bambini rappresentano la parte delle voci bianche, poi ci sono gli adulti e provano fino al mercoledì. Dal mercoledì, poi il giovedì, comincia, c'è il cenacolo nella mattinata, abbiamo detto, e intanto nella chiesa parrocchiale è stato allestito il sepolcro, appannaggio della confraternita del Santissimo Sacramento, e il sepolcro che poi dove sarà portato all'altare della reposizione dopo la funzione della cena Domini. Poi ci sarà, dopo il cenacolo, durante la messa in cena Domini, c'è la lavanta di piedi ai confratelli delle confraternite, del Santissimo Sacramento e della Santissima Trinità. Dopo di questo c'è un eccellente oratore che rievoca i giorni della Passione. Viene presentata la croce dei misteri, con tutto quello che comporta la croce stessa, con Lecce Homo, che è una del 600 e del 700 di scuola napoletana, una bellissima statua portata a mezzo busto. Poi c'è l'ingresso commovente della Madonna Addolorata, che entrano dalla confraternita nel portone della chiesa per andare verso il sepolcro, accompagnata da San Giovanni l'Evangelista, pure questi accompagnati dai confratelli del Santissimo Sacramento. Arrivati al punto dove c'è il sepolcro, si porta il Santissimo Sacramento nell'altare della Reposizione, e la confraternita della Santissima Trinità intona il Miserere, che a scurcola lo cantano tutti e quattro le confraternite, come vediamo poi nelle processioni, ma ognuna lo canta in un momento diverso dalle altre e con tonalità diverse dalle altre. Le stesse canzoni che si cantano nel Venerdì Santo, si cantano, ognuna confraternita se la canta con la propria tonalità. Sono simili nelle parole, diverse nel canto. Cioè, poi dopo di questo finisce la funzione vera e propria e si rimane in adorazione nel sepolcro. Una volta invece i sepolcri venivano allestiti in tutte le chiese perché venivano visitati durante la notte. Io ho una documentazione del 700 in cui in una chiesa che adesso non esiste più a Scurcola, quella di San Lorenzo, che è lungo la via che va verso Sorbo di Tagliacozzo, per esempio, lontana 400-500 metri dall'ex abitato di Scurcola, centro storico di Scurcola, andavano in visita in questo sepolcro. Però ecco, poi la mattina Scurcola vive un momento diverso. Noi la processione del Venerdì Santo o delle sette chiese, come vogliamo chiamarle, la facciamo di mattina. Nonostante le leggi della Chiesa volevano cambiarle, nonostante le leggi del Vaticano volevano cambiarle, a Scurcola non si sono cambiate. Perché? Perché Scurcola ha una strutturazione ben definita. Mattina c'è la processione che dura dalle 8 in questi periodi fino all'una e mezzo, alle 2, poi c'è il cenacolo che dura fino alle 4, alle 5, poi c'è la Via Crucis la sera che dura un'ora, un'ora e 20. Pertanto tutta la giornata la troveremo impegnata. Però che succede? Che noi già dalla mattina vediamo che dalle 4 confraternite si esce, ognuna con la propria croce dei misteri, che è simile in tutte e quattro le confraternite, meno quella del Santissimo, che oltre che la croce di misteri porta un'altra croce caratteristica, iordo alla scurcolana, il volto, sarebbe quella croce che poi viene utilizzata nel Calvario, sia della Madonna della Vittoria che della Venerdì Santo Sera nella chiesa collegiata della Santissima Trinità. Il gruppo con i cantori, intonando il Miserere, raggiungono la chiesa della Santissima Trinità. Dopo di questi c'è l'orazione preparatoria, il parroco inquadra tutte le confraternite e si esce, secondo l'ordine di uscita, il suffragio, poi il San Bernardino, la Santissima Trinità e il Santissimo, ognuno intonando le proprie
strofe con la propria tonalità, percorre tutte le strade del centro storico, una processione che tocca le sette chiese, come veniva chiamato in passato, a Scurcola erano sette posti dove c'erano le chiese una volta, si esce la mattina, diciamo, 8:30, 9, per fare ritorno intorno alle 2, toccando tutti gli estremi della Scurcola, arrivando fin sopra la Madonna della Vittoria, dove tu conosci, perché ci siamo stati, fino alla chiesa di Sant'Antonio, per tornare poi alla chiesetta delle Anime Sante, dove è avvenuto l'eccidio del 1861, tornare alla chiesa della Santissima Trinità, dove le croci vengono disposte lungo la scalinata, con gli orto al centro della chiesa, la palla del Cristo morto. Ah, mi dimenticavo di dire che la confraternita del Santissimo, oltre alla croce dei misteri e il volto santo, porta anche le statue della Madonna Addolorata e del San Giovanni Evangelista. Dicevo che i fatti degli anni 50 e 60, dove volevano riformare, era perché il Cristo morto, secondo le intenzioni della Chiesa, è morto dopo nel pomeriggio, e portare in processione la mattina per loro era un controsenso. Allora si è deciso, grazie all'abilità dell'allora vescovo Monsignor Valeri, ma sicuramente alla capacità pure dell'allora abate Don Carlo Grassi, di concordare che la statua, la barra del Cristo morto, venisse portata nella chiesa di Sant'Antonio, dove si arriva intorno più o meno alle 8:30, 9, mezzogiorno e mezzo, per poi ridiscendere fino alla chiesa per la benedizione finale. Tornavamo un attimo dove, sulla scalinata dell'ultima stazione, c'è la benedizione, la omelia finale e la benedizione. Qui si scioglie la processione, ognuna torna cantando il miserere nella propria sede, dove ognuna scioglie il proprio gruppo degli adepti, dei cantori, dei portatori, degli artigli, degli attrezzi, e tutti i confratelli vanno nel cenacolo, dove il cenacolo era stato già cominciato la preparazione nel giorno del lunedì, dove venivano ammessi in ammollo i ceci con il baccalà, si cambia l'acqua un paio di volte al giorno, poi nel giorno del mercoledì si cuociono, si lessano in pratica il baccalà con i cavolfiori, si preparano le acciughe, il giovedì mattina si cuociono i ceci per essere pronti nel pasto che il parroco, prima della benedizione, che il parroco passa nelle quattro confraternite per benaugurare il cibo ai confratelli che poi lo mangeranno. Torniamo al venerdì, stiamo facendo un po' di salti di qua e di là, però torniamo al venerdì. Dopo il cenacolo c'è un momento di riposo. Una volta c'era quella che era la messa stracciata, quella in cui si faceva il frastuono nella chiesa, la messa delle tenebre, in pratica quella che veniva chiamata la messa delle tenebre. Oggi invece la messa, non più con tutto il frastuono che veniva, si svolge intorno alle 7, 7:30, per arrivare alle 8, cioè le 20, 20:30, 19 la messa, 20, 20:30 la Via Crucis, il Calvario, che termina intorno alle 10, si riaccompagnano tutti la Madonna, il Cristo morto, San Giovanni Evangelista, la Croce d'Orto nella confraternita del Santissimo, dove vengono riposti. Dopo la benedizione, dopo le orazioni finali, si scioglie tutti i riti della Settimana Santa Scurcolana. Ci si rivede, ma con meno enfasi e meno pomposità, il sabato con la benedizione dell'Acqua Santa, lo scioglimento delle campane che era avvenuto il giovedì durante la messa in cena Domini. La domenica? Il giovedì della messa in cena Domini. No, la domenica della risurrezione? Sì, poi la messa del popolo con tutto il suono delle campane, ma Scurcola concentra soprattutto nei giorni del giovedì e del venerdì tutte le funzioni a cui le confraternite sono demandate, e per cui ancora esistono. Poi, se vogliamo ancora parlare, se abbiamo qualche minuto, non lo so,
Sulle processioni a Scurcola se ne svolgono tantissime, una per confraternita, perciò il suffragio farà quella di San Michele, San Bernardino di San Bernardino, la Santissima Trinità della Santissima Trinità, il Santissimo Sacramento, quella del Corpus Domini, più quella dell'ottavario del Corpus Domini, con procedure diverse a secondo delle processioni. C'è ancora la processione dei Santi Protettori, Sant'Antonio e San Vincenzo Ferreri, che è il comprovettore di Scurcola, che sono nella chiesa di Sant'Antonio e poi vengono traslati per l'occasione nella chiesa parrocchiale, dove al termine dei festeggiamenti vengono riportati nella loro sede abituale. Però se vogliamo parlare della processione, probabilmente occorre ancora un'ora di trasmissione. No, ma quando vengono fatte le processioni? In che giorni? Allora, quella di San Francesco, che me ne sono dimenticato, mi sta venendo in processione. Allora, si inizia le 40 ore che a Scurcola si mettono nei primi giorni dell'anno per essere tolte il giorno dell'Epifania, una breve processione intorno più o meno alla chiesa vicino. Poi inizia la processione del Venerdì Santo, io parlo nella ordinarietà, poi c'è 15 giorni dopo San Francesco da Paola, che a Scurcola è un culto molto sentito, con una propria festarola. proprio napoletani. Noi abbiamo le usanze napoletane, tanto che il comprovettore è il domenicano San Vincenzo Ferreri, oppure Sant'Antonio da Padova. Francesco da Paola è il patrono, insieme all'Immacolata Concezione, del Regno di Napoli. Poi abbiamo le processioni delle confraternite, appunto, e eccezionalmente quella della Madonna della Vittoria, quando si porta nei centenari in occasione delle feste straordinarie. C'è una processione della Immacolata Concezione, quella che è dentro la chiesa a fianco a quella della Collegiata, che si porta soltanto nelle occasioni cinquantenari. Io ne ho trovato traccia negli anni 50, negli anni 75 ce ne fu una, perché c'era il 50, 75, poi è stata fatta nel 2000 e a Dio piacendo, per chi ci sarà rifatta nel 2050. Poi processioni, c'erano quelle di San Giuseppe il Muratore, e si faceva il 19 di marzo e la organizzava un facocchio, un falegname, perché il santo di riferimento era protettore, è protettore delle due figure che abbiamo descritte. E poi c'erano le erogazioni, pure qui occorrerebbe parlare per molto tempo, erano le processioni che si facevano per ottenere una volta in caso di calamità, e poi si erano consolidate andando a benedire i diversi punti del territorio scurcolano affinché le messe, le produzioni dei contadini fossero state abbondanti. Si facevano, io le ricordo, fino agli anni 65-67, io ho partecipato bambino a queste processioni. La mattina si andava sul colle di Sant'Antonio, si prendeva la strada di San Vincenzo, dopo si benediva e si portava nella chiesa parrocchiale, perché allora la festa del santo si faceva a maggio. Poi il giorno dopo era prima dell'ascensione, la settimana prima del giovedì, il giorno prima del giovedì, lunedì si andava a Sant'Antonio per prendere la statua e si benediva quella zona, poi si andava alla Rocca, dove si benediva dall'alto del paese, dove noi abbiamo cominciato la nostra intervista, se ti ricordi, e poi l'altra si andava al ponte del canale e della parte est di Scurcola per benedire i terreni prospicienti di quella zona. Erano caratterizzate da quelle litanie in latino, con quel ripetere intercalare che i poveri partecipanti, sia maschi che femmine, ripetevano a memoria quello che avevano sentito raccontare dai propri genitori, ma che purtroppo non sapevano nemmeno di che cosa stessero parlando. Se i santi a cui facevano riferimento dovevano intercedere per quel latino che lo dicevano, probabilmente il povero Padre Eterno capisce tutte le lingue, altrimenti non gli avrebbe questa è una battuta, è una battuta per ricordare proprio un momento folcloristico legato
No, no, Non è no, no, un no, folcloristico, no, io non vi dico folcloristico, un momento particolare della nostra cultura contadina, volevo no, 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 dire. Folcloristico non mi appartiene. è momento sacro, la lingua latina, la lingua ufficiale della Chiesa. Ecco, Sì, la mia però qui era una battuta che particolare. No, e loro... purtroppo, se vogliamo riprendere il cammino perduto, secondo il mio modestissimo parere, io sono cattolico apostolico romano, quindi mi attengo a quello che sono a disposizione del Papa e della Chiesa, però bisognerebbe riprendere le messe, almeno dei vespri, il linguaggio in latino, perché è la nostra lingua ufficiale, aveva una forma di sacralità e di mistero, di bellezza unica, e quindi altro che non era momenti sacri, non Io volevo folcloristici. dire questo, non mi riferivo al fatto folcloristico, al fatto che impersonavano la nostra cultura contadina di quel periodo, perché loro ripetevano quelle litanie in latino, ma che non conoscevano probabilmente né il senso e addirittura le storpiavano pure come intercalare. Io a questo mi riferivo. Capito? Cioè, Ti posso garantire, però ti forse prendo mi ero espresso male io nel dire. partecipo quando posso, dove le trovo. Da me ci sta qua vicino Sesta Santa Maria Maggiore, ai riti tridentini, quindi ai riti antichi. Non capisco una Sì. parola di latino, però la messa la vivono con una intensità unica. Ma io, tu forse la tua età non lo so, ma io fino all'età di frequentavo le scuole medie, pertanto 13, Vabbè, dopo 14. con il Eh Concilio sì. Vaticano II, Avevo 63. 13-14 anni, io partecipavo alle messe in latino, le preghiere erano in latino, l'Ave Maria era in latino, il Pater Quindi. Noster era in latino, era tutto in latino. E anche per qualche anno è durato questo, prima di arrivare al Vabbè. completamente italiano. Io mi ricordo benissimo tutte le funzioni latine e ancora li ricordo perfettamente perché avevo appunto 14-15 anni quando Ma tu di cambiò che anno la... sei? Di che anno sei? Sono del 52, sono stato introdotto intorno agli anni 63, 64, Quindi 65, avevi quindi 10-11 anni. me Quindi. ne ricordo perché poi noi Vabbè. siamo andati da piccoli sempre accompagnati nelle chiese, le E nostre la cosa bella è erano che quando partecipo. famiglie cattoliche, famiglie che La seguivano. cosa Io bella è che quando partecipo a questo. avevo uno zio, fratello di mia nonna, che era sacrestano della Chiesa Collegiata della Santissima Trinità. Pertanto la Comunque, mia è sì, stata in quando. particolare sempre una famiglia molto vicina alla Chiesa e alla frequentazione della Chiesa stessa. Io andavo a suonare le campane quando accompagnavo mio zio, quando le campane si suonavano ancora da terra, del campanile, con i funacchi appesi lunghi fino ad arrivare in cima alla campana Comunque. stessa. Comunque Peppino, quando io partecipo a queste messe tradizionali in latino, ti posso garantire che è pieno di giovani. Comunque Peppino, io ti ringrazio. C'è qualcosa a concludere? Come vedi? Io penso, ho detto in premessa che per poter parlare delle confraternite scurcolane, delle usanze scurcolane, occorrevano 4-5 ore di cose. Io ho Vabbè, ma cercato, noi. forse è stato anche, mi sono fatto vincere anche dalla foga di parlare un po' svelto, proprio perché volevo dire tante cose e trasmettere tante Sei cose. Se stato, ci sei sono, se ci sono stato. riuscito, non lo so. Io ci ho messo del mio No, meglio. no, no, ci sei riuscito. Poi lo metti. Poi se tu risenti quella di Sessa, vedete, ci sono dei parallelismi, delle similitudini con delle diversità. Per esempio, pensavo al baccalà, lì lo fai con fritto, qui lo fai con i ceci, Bollito, però è sì, sempre e presente. sinamollo con i ceci, sì. Beh, ma noi E io siamo di poi. là, siamo di montagna, non siamo di zona marittima, Sì, ma poi ho Pertanto notato l'olio per infatti. friggere non c'era in quel periodo, non Ma no, ma c'avevamo tanto. le olive, No, se no, no, non in attenzione, qualche a ti dico scolaritica se. zona. No, a quei tempi ovunque si friggeva con l'anzugna, no, con l'olio. Vabbè, però dovevano friggere con un maiale, dovevano fare tutto l'anno, una famiglia. Sì, ma si è sempre fritto con la sugna, che è molto meglio dell'olio. Però niente, riflettevo sul fatto del Cenacolo, quella volta che siamo stati ospiti Se tu vuoi dell'Arcicongregazione. venire il giorno del Giovedì Santo, sei ospite, sei Sì, benvenuto. non ti Eh? preoccupare. Io dico del giorno del giovedì,
perché in Ma genere noi consigliamo di venire il giorno del giovedì, che c'è, mentre nel giorno del venerdì c'è più sacralità, c'è la processione, ci impegna un ti po' dirò. tutti e si riempie ancora di più. Il giorno del giovedì, per un non addetto ai lavori, per un che non conosce le tradizioni, è forse è il migliore. La il venerdì poi è bellissimo partecipare Non ti alla preoccupare, processione, al saranno. Calvario, quelle cose. Se tu vuoi Non ti venire, sei mio ospite. preoccupare, io già ho in mente qualcosa, però ti volevo dire che quella senso d'accoglienza che abbiamo avuto a È la Scudola stessa quando accoglienza nel che si Cenacolo, ecco riceve perché quando si io. entra nei cenacoli. Sì, perfetto, ecco qua, io una cosa molto bella. Peppi, ti devo stoppare, se no qua non ti fermi più. Va Ti bene. auguro una buona serata, grazie di cuore. Sei A te e ai stato. nostri spettatori, che ormai sono diventati pure i miei, perché io seguo un po' tutte E ti le tue ringrazio. registrazioni, pertanto saluto pure chi non conosco. Buona No, serata. ma sei stato utilissimo e non è importanza che ci siamo dilungati, però ci sono delle informazioni molto importanti. Ti abbraccio di cuore, Peppino, e ti Ok. auguro una buonissima serata. Saluto a tutti e ci vediamo presto. Grazie. Grazie a te altrettanto e agli amici della Alta identità. gara di lavoro.